Pagine Facebook, un po' di pagine Facebook, questa è una bella pagina, Bagni Orrendi, anni 60, 70, 80. Un'agevole collezione di Bagni Orrendi, potrebbe esserci il vostro qua, è inutile che fate così. Allora, andiamo a vedere il primo, eccolo qua. Questo è il primo bagno, commento, grande. Vediamo il primo commento. Belli i sanitari scolpiti dal Bernini, che sono quelli lì. Ancora, sì, ma col bagno... Cazzo, mi disturba più quello che tutto il resto, in effetti. Seguimi una certa coerenza cromatica. Ancora, il mio bagno diventa così quando vado in botta, capito? Tipo Trainspotting che corri e vedi questa cosa così. Noi puffi caghiamo così, in effetti. Questo è un altro bagno, Guarda Memo come ride, secondo me, comunque, no? E se poi tu stile tuo, no? Comunque, vedi, tutti lì a criticare che ve lo sognate il cuscino copritazza. Perché poi il dettaglio importante, sto avendo un po' di problemi a capire dove finisce il pavimento e dove iniziano le pareti. Perché sembra un tutt'uno, una bolla. Intanto che fai la cacca, se guardi le mattonelle si apre il chakra. Questa è l'altra grande verità, probabile. La sedia per quando inizia a girarti la testa per l'effetto psichedelico delle piastrelle, quando ti gira la testa ti metti seduto là. Ancora, era l'epoca in cui si faceva largo uso dell'SD, quindi c'è stato, tutto sommato, è giustificato. Questo è un altro bagno interessante. Nella vasca mia nonna ci fa la carbonara per sei. Perché per farci il bagno è un po' scomoda, ma la carbonara viene bene. Voi vi soffermate sulla vasca, ma la cosa più importante è la distanza da percorrere dopo aver cagato tra cesso e bidet. Ci stanno tipo 100 metri da fare. Non è proprio comodissimo. E andiamo avanti, questa è una grande pagina. Oh. C'è un comune dove noi siamo andati e che spesso è protagonista delle cronache politiche per vari motivi, Pomigliano d'Arco. Ultimamente c'è stato questo episodio, questo fatto di cronaca, uccisi tutti gli anatroccoli e mamma anatra nel parco pubblico di Pomigliano. È stato stati uccisi degli animali e il comune di Pomigliano ha prestato la sua attenzione a quanto è accaduto. Andiamo avanti, questo è Pomigliano Live, siamo in attesa di sviluppi. Riguardo alla situazione anatroccoli del parco pubblico trovati senza vita insieme a mamma anatra ieri 1 maggio, l'assessore Tartari ha fatto prelevare i cadaveri dei volatili per poter effettuare l'autopsia. Dunque nelle prossime ore ne sapremo di più. Si pensava che ci fosse stato qualcuno che fosse andato lì ad ammazzare tutti questi animali. E quindi autopsia sui cadaveri. Per favore prendete questi assassini, vedete subito. La cittadinanza interessata. Arriva l'account del comune di Pomigliano d'Arco, comunicazione, il comune fa sapere ai cittadini che dall'autopsia fatta effettuare dall'assessore Tartari sull'anatra uccisa nel parco Giovanni Paolo II ieri mattina si riporta che l'animale e i suoi piccoli sono stati vittime di una faina. E qui cambia un po', non dico tutto ma quasi. Cioè il comune ha speso soldi per fare l'autopsia in anatra? Sì, verrebbe da dire. C'era bisogno dell'autopsia, si sa che gli assassini o sono i maggiordomi o le faine. Non è che se ne esce alla fine. Intervistata la vicina di Tana, era una faina tanto per bene, salutava sempre. Queste faine che vengono a casa nostra a fare i loro porci comodi, le nostre anatre sono sempre più in pericolo, tornassero a casa loro prima le nostre anatre. Ah, nessun processo, gettiamo la faina in pasta ai media, mi fate schifo, manettari. E ancora, io avrei affidato il caso alla signora in gallo, vabbè che scemenze. Le dichiarazioni shock della faina, ospite di Barbara D'Urso a pomeriggio 5, sono attese anche queste. Ancora, io sono garantista, la faina è innocente fino alla Cassazione e poi non è che l'anatra ha provocato l'onesta faina? Sicuramente se l'è cercata, a meno che la faina non sia extracomunitaria. E allora, boschi chiusi! E andiamo avanti. Sì e sai, Pomigliano d'Arco, ecco qua. Bene, andiamo avanti, al prossimo punto.